Ragazzi, benvenuti all'unità di apprendimento 9, intitolata I 30 anni d'oro. 30 anni che vanno dal 43 al 73, sono anni caratterizzati dalla fine della seconda guerra mondiale, dalla nascita dello scontro fra i due blocchi che sostituiscono i paesi occidentali, i paesi europei nel dominio del mondo, e inizia quella che viene definita guerra fredda, una guerra quindi non combattuta militarmente, ma nella quale il mondo si trova diviso. Eppure questa divisione del mondo in due grandi blocchi a cui pochi possono sottrarsi coincide perfettamente con un periodo chiamato da alcuni storici 30 anni d'oro, i 30 anni di maggior sviluppo dell'umanità. Nasceranno altri problemi che poi vedremo in seguito. Quest'unità di apprendimento è divisa in alcuni momenti ben precisi. Abbiamo cercato di individuare in questo periodo molto ampio, molto ricco di cose, alcune cose centrali. Allora, la guerra fredda, prima di tutto. Sono anni di guerra fredda, ma la guerra fredda è determinata soprattutto dal pericolo atomico e la paura della bomba, che fa sì queste bombe sperimentate prima dagli americani durante la seconda guerra mondiale e poi dai russi, quindi ormai a disposizione di entrambi i blocchi, fa sì che questo pericolo atomico porti sostanzialmente la guerra fredda a essere un periodo di pace. Questa pace però vive al suo interno alcune guerre, perché non è vero che non ci sono guerre, semplicemente queste guerre possono essere o periferiche, cioè delle guerre secondarie combattute dai due blocchi, ma che non coinvolgono direttamente le due superpotenze, oppure possono essere delle crisi interne. Non si combatte mai una guerra fra i due blocchi, le crisi sono sempre interne in questo periodo. Oppure il pericolo atomico emerge almeno in un paio di situazioni di crisi internazionali. Le crisi interne principali del blocco sovietico saranno l'Ungheria nel 1956 e Praga nel 1968. Invece le crisi interne al blocco occidentale avvengono in quei paesi nei quali vi è un rischio di passaggio sotto il blocco sovietico, quindi nei quali le elezioni hanno portato o potrebbero portare alla vittoria dei partiti comunisti. Ce n'è tantissime di queste crisi, ne ho segnalate in particolare due molto forti in Sud America, no? Che era considerato un po' dagli americani il loro giardino. Quindi Cile 1973, Argentina 1974. Le guerre periferiche più importanti che si combattono in questo periodo sono sicuramente la guerra di Corea, che divide in due, la Corea in Corea del Nord e Corea del Sud, e la guerra del Vietnam, nella quale gli americani intervengono a difesa del Vietnam del Sud. Sono guerre periferiche, come vedete, sono lontani dal centro, ma sono guerre molto importanti. Le due crisi internazionali, invece, nei quali il pericolo atomico ha messo più fortemente in crisi la pace, si è stati molto vicini effettivamente a un conflitto non più freddo ma reale, concreto, sono la crisi del muro di Berlino del 1961, quindi tutta quella crisi che va dal dopoguerra fino al 1961, dove non si sapeva cosa fare di Berlino. Da una parte i sovietici che spingono per avere Berlino sotto il blocco sovietico, dall'altra gli americani che difendono invece l'autonomia di Berlino Ovest, e la crisi dei missili a Cuba, quando i sovietici cercano di nascosto di installare missili molto vicino alle coste della Florida. Finite quest'epoca di crisi, Vietnam 1973, e soprattutto, cioè la fine del periodo di scontro principale, inizia una sorta di riconoscimento. Quindi dal 62 al 63 è un momento di riconoscimento, dal 73 in poi il cosiddetto periodo della distensione, che vedremo nel successivo capitolo, nel quale la guerra fredda si raffredda ulteriormente. Il pericolo atomico non porta solo la pace, porta anche una grande competizione tecnologica. Sicuramente la guerra fredda fa sì che, da un lato, la corsa agli armamenti e di conseguenza la corsa nello spazio porteranno entrambi i blocchi a uno sviluppo tecnologico incredibile in questi 30 anni, che poi sfocerà subito dopo nella rivoluzione informatica. Questo periodo però di guerra fredda è anche un periodo di decolonizzazione. Finisce l'epoca colonialista, imperialista dei paesi europei che dominavano tutto il mondo. L'Europa perde piano piano tutte le sue colonie, e questi processi di liberazione possono essere in alcuni casi pacifici, tollerati dagli europei, in altri estremamente difficili, ma soprattutto quasi tutti i processi di liberazione delle colonie ancora oggi
hanno delle enormi difficoltà a gestire l'indipendenza. Quindi questi stati africani piuttosto che asiatici, una volta liberatesi dagli europei, non hanno però immediatamente, come dire, avuto la possibilità di crearsi una reale autonomia, vuoi per le difficoltà politiche, vuoi per le difficoltà economiche. Parallelamente, questi 30 anni sono, grazie alla pace, grazie ad altre condizioni, un periodo in cui nasce la società dei consumi. È un periodo di grandissimo benessere. I 30 anni d'oro sono il periodo di maggior benessere dell'umanità. Basso costo della manodopera, i salari sono bassissimi, si esce dalla guerra, si ha una grandissima occupazione, ma con salari bassissimi. Basso costo delle materie prime, soprattutto il petrolio, che fino al 1973, appunto fine degli anni d'oro, costerà pochissimo e quindi permetterà uno sviluppo industriale, una partecipazione degli stati della società al lavoro, al mondo del lavoro, un arricchimento di tutti, legato anche ai trattati di Bretton Woods che vedremo dopo, quindi ai commerci internazionali che finalmente si aprono a un periodo di, maggior benessere dell'umanità. Ovviamente paesi occidentali in primis, ma anche gli stati sottosviluppati cominciano a, come dire, a prendere parte a questo processo di benessere, che poi negli anni 80-90 porterà a uno straordinario aumento demografico che studieremo nei prossimi capitoli. 68 è un anno storico. Il 68 è un anno che prevede un forte cambiamento dei costumi, soprattutto della società. I giovani hanno la necessità di cambiare i costumi dei loro padri, il modo di vivere, il modo di approcciare la vita, ma soprattutto dagli anni 70 in poi, sotto la spinta del 68 e delle rivendicazioni sindacali, in quasi tutto il mondo occidentale nascerà quello che è il welfare state, cioè lo Stato sociale, lo Stato che si occupa dei bisogni dei propri cittadini, e aumenteranno i diritti dei lavoratori, quindi aumenteranno i salari, aumenteranno certi tipi di diritti che ci faranno entrare in un'altra epoca. Ma vediamo un po' cosa succede in questo mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo detto, tra il 43 e il 73, periodo di più grande sviluppo mai conosciuto dall'umanità. La data di inizio è sicuramente Bretton Woods. A Bretton Woods, in questa città sulle montagne, si ritrovano i principali stati che portano alla nascita del Fondo Monetario Internazionale, cioè un fondo che doveva garantire la stabilità monetaria e la libertà nei commerci internazionali. Questa è garanzia di ricchezza, evidentemente. La data conclusiva di questo periodo è il 1973, quando, vedremo in seguito, inizia la crisi petrolifera. Cioè gli arabi chiudono i rubinetti delle loro, dei loro giacimenti petroliferi, il prezzo aumenta e quindi finisce questo periodo di grandissimo sviluppo. Caratteristiche fondamentali di questo periodo, conosciuto come i 30 d'oro. Il primo, abbiamo detto, è la guerra fredda. Mondo diviso in due blocchi, pericolo nucleare che provoca pace, e la pace è garanzia di ricchezza, di arricchimento, di sviluppo. Le guerre sono sempre periferiche, Corea e Vietnam. Ci sono alcuni momenti di crisi fra i due blocchi. Berlino si risolve con la costruzione del muro, crisi dei missili a Cuba si risolve con l'abbandono del tentativo sovietico. Questo scontro ideologico però porta a sviluppare tecnologie e conoscenze, abbiamo detto, che troveranno applicazione nella vita reale. Se non ci fosse stato la corsa nello spazio, quindi i satelliti, l'arrivare sulla Luna, il tentativo di trovare degli strumenti di calcolo sempre più efficienti, sempre più efficaci, quindi la nascita dei primi computer, senza la guerra fredda probabilmente non ci sarebbe stato questo sviluppo così veloce, che poi porterà a quelle che sono le cose che possiamo avere oggi: la televisione, i computer, i telefoni. Si scontrano due ideologie, è uno scontro all'arma bianca, è uno scontro nel quale entrambi gli stati spendono un quantitativo di soldi impressionante, è uno scontro di ideologie. Da un lato l'ideologia americana, stati in blu, tutti gli stati che appartenevano a questo blocco americano. L'ideologia americana è quella della libertà individuale, ogni uomo deve essere libero nei limiti
del non incidere sulla libertà degli altri, la democrazia, ogni uomo deve potersi governare, decidere chi lo governa, ma soprattutto la libera iniziativa del campo economico. Il raggiungimento della felicità per gli americani è legato al successo personale in campo economico. L'ideologia sovietica è il contrario. Al principio di libertà individuale viene sacrificata la libertà individuale in nome dell'uguaglianza. Bisogna essere tutti uguali, quindi si sacrifica una parte della libertà. La libera iniziativa in campo economico viene sostituita dal controllo statale dell'economia. È lo Stato che decide, attraverso i piani quinquennali, dove deve andare l'economia. Quindi non ci deve essere proprietà privata, ma ci deve essere lavoro al servizio dello Stato. La democrazia ideale dell'America viene invece divisa dal governo del partito unico. Per garantire i principi di uguaglianza politica e economica ci deve essere il governo di un unico partito, in questo caso il PCUS, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Gli scontri militari sono sempre all'interno, abbiamo detto, quindi le guerre sono periferiche, le crisi sono alcune, gli scontri in cui intervengono le forze armate sono sempre interni, ad esempio, e avvengono quando qualcosa mette in crisi la sicurezza e la tenuta di questo sistema, quindi Ungheria e Praga, Cecoslovacchia e quello sovietico mettono in crisi il sistema di alleanze sovietico, intorno al blocco sovietico, oppure Cuba, le dittature militari nell'America Latina, nel momento in cui l'America Latina rischia di diventare parte del blocco sovietico e non più di quello americano. Come dicevamo però, anche lo sviluppo economico è importante. Gli Stati Uniti diventano il motore dell'economia, viene sostituita la sterlina col dollaro, il dollaro diventa la moneta su cui basare gli scambi internazionali e il libero scambio è il trionfo del liberismo, il sistema americano trascina tutto il resto del mondo in una grandissima epoca di arricchimento. Crolla l'imperialismo europeo, è la fine, già era andato in crisi dopo la prima guerra mondiale, con la seconda finisce definitivamente, in modo violento, alcuni in modo non violento, Asia e Africa prima o poi ottengono l'indipendenza dagli Stati Uniti. Ma al colonialismo e all'imperialismo si sostituisce il neocolonialismo, è un colonialismo non più militare, ma è un colonialismo economico, è un colonialismo a tratti che prevede che queste multinazionali finanzino e mettano al governo alcuni esponenti ben poco democratici nei paesi ai quali alle multinazionali interessa che vengano fatti i propri interessi. Quindi se ho un dittatore che fa i miei interessi, lo aiuto a prendere il potere. Questo è il neocolonialismo. Vuol dire comprare territori, vuol dire decidere l'economia di un paese, grandissime multinazionali con a volte dei PIL, dei prodotti interni, lordi, dei fatturati che sono quelli di quasi uno Stato, possono permettersi di dominare questi luoghi ex colonie nei quali per motivi economici e politici la liberazione non è stata pienamente compiuta. In questo periodo, dicevamo, lo sviluppo economico è legato al costo delle materie prime, legate indissolubilmente a quelle del petrolio e della manodopera, quindi con salari molto bassi, si ha una crescita esponenziale del sistema industriale e di quello dei consumi. Abbiamo alcune tabelle che mostrano ad esempio i tassi di crescita degli stati, dei principali stati del mondo, no? Il Giappone ad esempio 8,7% nel ventennio 50-70, poi scendono drasticamente, benché rimangano positivi, perché aumenta dal 74 in poi il costo della manodopera e il costo delle materie prime, quindi scende la produttività degli stati. Si trattava innanzitutto, alla fine del 45, di proporre delle soluzioni che portassero l'Europa e il mondo fuori dalla crisi bellica. Le condizioni erano tragiche, strade distrutte, paesi distrutti, industrie bombardate, le città più importanti erano state ridotte al collasso e anche l'agricoltura non aveva la forza di ripartire, di recuperare. Quindi Truman, il presidente americano che sostituì Roosevelt, decise di
in nome di una politica di contenimento dell'egemonia sovietica, cioè Truman, la famosa dottrina Truman era impegnarsi perché gli stati non sovietici non lo diventassero, quindi aiutarli, fare in modo che non scoppiassero rivoluzioni per problemi economici. Quindi il piano Marshall ideato da Truman consiste in un massiccio trasferimento di capitali verso i governi europei, ma anche del resto del mondo, che si impegnassero a presidiare la democrazia, quindi a non diventare parte dell'area sovietica. Quindi la cosiddetta dottrina Truman doveva supportare gli stati fedeli agli Stati Uniti d'America, finanziando programmi di ricostruzione, ma si andava su cose basilari. Si importava la farina, il 40% della farina italiana e il 60% di farina americana. L'agricoltura italiana era lo sbando, quindi ci nutrirono gli americani per un certo periodo. In cambio pretendevano che lo Stato italiano rimanesse fedele all'America. Il piano Marshall venne proposto anche alla Russia, all'Unione Sovietica, ma la Russia rifiutò, anzi istituì il Cominform con l'obiettivo di coordinare le azioni dei vari regimi comunisti, degli stati comunisti d'Europa, e poi il Comecon, che aveva lo scopo invece di coordinare le economie dei vari paesi, con economie pianificate. Quindi sotto la guida della Russia gli altri stati dovevano produrre ciò che veniva stabilito dal Comecon. Quindi da una parte piano Marshall, aiuti in nome della libertà, dall'altra Comecon, quindi bloccare ogni tipo di tentativo di passare all'economia libera. Il centro dello scontro di questo periodo fu sicuramente Berlino. Alla fine della guerra Berlino, l'abbiamo visto, venne divisa in quattro e divenne a un certo punto il palcoscenico dello scontro. A un certo punto l'Unione Sovietica chiese che Berlino, alla fine della guerra, passasse da questa amministrazione fra vari stati all'amministrazione totale sotto la Germania dell'Est, quindi sotto la Repubblica Democratica Tedesca. Stalin non accettò il rifiuto da parte degli americani e così tentò il blocco, il famoso blocco di Berlino. Berlino venne circondata dalle forze armate sovietiche e nulla poteva più entrare, fino a che era una sorta di assedio, fino a che i berlinesi non si fossero arresi, gli americani avessero concesso a Berlino Ovest di far parte del regime comunista della Germania Est. Di fronte a questo atto gli americani organizzarono un imponente patto ponte aereo. Vedete qui, dalla Germania Ovest, dalle basi NATO, partivano gli aiuti americani, un ponte aereo incredibile. Vedete qui i giovani berlinesi che salutano l'arrivo degli aerei americani, fino a che Stalin non si arrese e dovette concedere a Berlino Ovest, che era all'interno della zona russa, come vedete, concedere a Berlino Ovest di rimanere un enclave occidentale all'interno di un paese comunista. A questo punto lo scontro fra le due superpotenze divenne concreto, evidente. Quindi gli Stati Uniti d'America promossero la nascita del patto atlantico, chiamato NATO, l'Alleanza Atlantica, guidata dagli Stati Uniti, ovvero l'alleanza fra tutti gli stati, un'alleanza militare, in questo caso direttamente militare, che impegnava gli stati a intervenire in caso di guerra provocata dall'avversario. Quindi i sovietici come risposero? Pochi anni dopo la nascita della NATO nacque il Patto di Varsavia. In tutta l'Europa orientale si costituiscono dei regimi di orientamento comunista, dei regimi fedeli all'Unione Sovietica, quindi in Bulgaria, in Romania, in Cecoslovacchia, in Polonia, nella Germania Est. L'Unione Sovietica è il capo di questo patto di Varsavia, di questo patto militare, ma costringe gli stati satelliti, quindi questi stati europei dell'Europa orientale, a sottostare alle scelte in materia economica e politica prese da Mosca. Nel 1953 Stalin muore, il grande dittatore che da
30 anni dominava la scena politica russa, sovietica, muore. E Khrushchev, il suo successore come segretario del Partito Comunista, nel corso del 20° congresso iniziò una fase di destalinizzazione. Accusò Stalin di aver tenuto e detenuto il potere non in modo democratico, ma sotto la pressione del terrore e dell'annichilimento di ogni tipo di opposizione. Era la fine del mito di Stalin. Si preannunciava per la Russia un nuovo periodo, forse, ma in realtà Khrushchev non andò a cambiare la struttura centrale del governo comunista dell'Unione Sovietica, basata sulla burocrazia del partito e sulla totale mancanza di libertà e di democrazia. Nel 1956 inizia una delle prime crisi interne, comincia il sistema pensato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi di predominio dell'Unione Sovietica sui restanti paesi del blocco sovietico, comincia ad andare in crisi. La prima nel 1956 è l'Ungheria. Tenta di uscire da questo soffocante patrocinio dell'Unione Sovietica, chiedendo di uscire semplicemente dal patto di Varsavia, quindi da questo patto militare. A questo punto era un gesto che rischiava di mettere in crisi l'egemonia sovietica sul mondo comunista, e quindi Khrushchev ordina ai carri armati di marciare su Budapest e viene repressa nel sangue questo tentativo di rivolta. Come vedete, nel mondo occidentale non ci si rende ancora conto di quello che rappresenta l'Unione Sovietica. L'Unità, il giornale del Partito Comunista Italiano, intitolerà con orgoglio, inneggiando ai carri armati sovietici che mettono fine a questo tentativo controrivoluzionario. Quindi Budapest 1956 viene dipinta come un tentativo di controrivoluzionario, un tentativo delle potenze occidentali di cacciare il comunismo dall'Ungheria. 14 anni dopo, un giovane riformatore cecoslovacco, Aleksandr Dubček, cerca anche lui di rinnovare il comunismo del suo stato, la Cecoslovacchia, tentando di coniugare con il socialismo una certa libertà di mercato, ma soprattutto la libertà politica. Praga 68 è la grande battaglia per la libertà di parola, di pensiero. I giovani cecoslovacchi chiedono di uscire da questa atmosfera di chiusura verso ogni tipo di cultura che non sia quella approvata dal Partito Comunista. In questo caso non solo le truppe sovietiche entrano a Praga, ma tutte le truppe aderenti al Patto di Varsavia entrano contemporaneamente nella Cecoslovacchia e il 21 agosto mettono fine al tentativo di Praga. L'unico Stato che rimane al di fuori di questo, pur essendo comunista, rimane al di fuori di questo blocco sovietico, riesce a tenersi fuori dalla predominanza del Partito Comunista Sovietico su tutti gli altri partiti comunisti d'Europa, è la Jugoslavia. La Jugoslavia era riuscita a liberarsi dal nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale grazie all'intraprendenza e alla capacità del maresciallo Tito, grande eroe della resistenza jugoslava, che proprio per questo suo grande carisma, sua grande capacità, nonché forse per il fatto che era il paese più lontano dall'Unione Sovietica, permette alla Jugoslavia di rimanere al di fuori dell'ambito sovietico. Stalin non può accettare che ci sia un partito comunista che non rientri sotto il dominio dell'Unione Sovietica, e quindi Tito venne spesso accusato di essere un criminale, un traditore, un servo delle potenze occidentali. In realtà Tito governò i diversi stati della Jugoslavia, quindi la Croazia, la Slovenia, il Montenegro, la Serbia, la Bosnia, la Macedonia, tenendo insieme questi popoli uniti sotto l'ideale della Jugoslavia unita, sotto il comunismo. E fu uno dei promotori del movimento dei paesi non allineati, cioè tutti quei paesi che non volevano associarsi né all'una né all'altra alleanza, cioè né all'alleanza occidentale né a quella sovietica. Come dicevamo, abbiamo visto le crisi interne al mondo comunista, quindi Budapest e Praga. Ci sono delle guerre, non è vero che non ci sono guerre in questo periodo, sono sempre guerre periferiche. La prima è la guerra di Corea.
alla fine del conflitto mondiale, la nazione coreana viene dichiarata libera. Era stata dominata dal Giappone per anni, era una colonia, una provincia dell'impero giapponese, viene dichiarata libera. Nel 1947 le due superpotenze avevano occupato il territorio, la Corea del Nord occupata dai sovietici, la Corea del Sud occupata dagli americani. Le due zone non si riusciva a decidere a chi dovessero appartenere, quindi venne deciso di dividere nel 1947 in due stati, proprio all'altezza del 38° parallelo. Questa divisione entrò subito immediatamente in crisi, ci furono delle schermaglie proprio all'altezza del 38° parallelo, fino a che le cinque divisioni dell'esercito del Nord, armate dall'Unione Sovietica, attraversarono il parallelo e invasero la Corea del Sud. A questo punto, era il 25 giugno 1950, la guerra iniziò. Fu una guerra che durò 3 anni, una guerra sostanzialmente di stallo, nella quale nessuno dei due grandi, delle due grandi superpotenze si poteva mettere in gioco direttamente, perché sarebbe stata la terza guerra mondiale. Quindi questa guerra rimane in stallo fino al che, dopo 3 anni di rischio di conflitto mondiale, i negoziati portano a sancire il ritorno al confine che ancora oggi divide Corea del Nord e Corea del Sud, che sono tristemente note per i fatti di questi giorni, dello scontro fra appunto Corea del Sud, Giappone e il presidente americano, e invece il dittatore comunista della Corea del Nord. Questa guerra è sicuramente l'antesignana di quella molto più cruenta e foriera di vittime, che sarà la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam ha un antecedente: 1945, siamo in piena decolonizzazione. Ho Chi Minh, il capo del Partito Comunista, decide di liberarsi del dominio francese e di proclamare un governo provvisorio. Alcuni vedono Ho Chi Minh come un grande nemico, perché Ho Chi Minh è comunista, quindi vedono un'ulteriore espansione del comunismo in Asia. A questo punto, nel 1946, la Francia non vuole mollare la colonia e cominciano gli scontri tra la Francia e il Fronte Nazionale di Liberazione Vietnamita, che vuole scacciare per l'appunto i francesi dal Vietnam. Nel 1954, dopo 8 anni, lo scontro finisce. Le truppe francesi sono pesantemente sconfitte dai Viet Minh. Nello stesso anno si giunge a un compromesso di pace molto simile a quello precedente della Corea del Nord, e l'Indocina, l'ex Indocina francese, viene divisa in 3 stati indipendenti: il Laos, che è questa zona, la Cambogia e il Vietnam, che viene diviso in due: Vietnam del Nord, con capitale a Hanoi, in mano ai comunisti, e Vietnam del Sud sotto il controllo statunitense, con capitale Saigon. Nel 1956 si sarebbero dovute tenere delle elezioni che avrebbero ricongiunto e riunificato il paese. Questo non avverrà mai. Nel 1962, per cui, di fronte ai continui tentativi dei Viet Minh, del Vietnam del Nord, di conquistare il Vietnam del Sud, il presidente americano John Fitzgerald Kennedy decise di impegnarsi militarmente nel Vietnam, per aiutare l'esercito del Vietnam del Sud, dapprima inviando degli esperti militari che addestrassero le truppe del Vietnam del Sud, poi aumentando progressivamente l'impegno bellico, fino a che nel 64 inviò le forze armate che iniziarono i bombardamenti dei territori del Vietnam del Nord. 1964 inizia la guerra del Vietnam. Gli attacchi aumentavano, l'impegno militare americano, iniziato con poche decine di migliaia di persone, divenne sempre più preponderante. Nel 1978, impegnati in Vietnam, c'erano quasi 700.000 giovani americani. Bombardamenti erano terrificanti, fu una guerra spietata, nella quale si utilizzarono ogni tipo di arma non convenzionale, quindi le famose bombe al napalm, vennero messi in campo, forse il peggio che la guerra potesse mettere in campo, e tutti i film sul Vietnam ce lo raccontano, dall'una e dall'altra parte si fu spietati, soprattutto contro le popolazioni civili.
Tra il 70 e il 72 ci fu il massimo impegno americano, ma gli scontri che coinvolsero anche gli stati confinanti non portarono al successo degli americani. Così Nixon decise dal 72 in poi di piano piano diminuire il proprio impegno bellico fino a che nel 75 tutte le truppe americane vennero ritirate dal Vietnam e l'esercito del Vietnam del Sud non seppe resistere all'attacco dei Viet Cong e il Vietnam venne riunificato sotto il regime comunista di Ho Chi Minh. Queste sono le due guerre periferiche. Le due crisi internazionali, invece, avvengono, come abbiamo detto, una per il muro di Berlino e l'altra per la crisi dei missili a Cuba. Il muro di Berlino, abbiamo già visto il tentativo di Stalin di cacciare gli americani da Berlino nel 1946, tentativo fallito. Si rimane per anni in bilico, tentativi, incontri vari fra i presidenti americani e il segretario del Partito Comunista Sovietico per cercare di risolvere questo problema, ma nessuno dei due blocchi vuole mollare su Berlino, vuole lasciare al nemico la città di Berlino, che diventa il simbolo per entrambi i blocchi nemici. Moltissimi tedeschi dell'est in questi anni approfittano di Berlino Ovest per attraversare un confine altrimenti difficilissimo da sorpassare ed entrare nella Germania occidentale. Berlino Ovest era una piccolissima città all'interno della Germania Est. Era molto facile, passando, entrando semplicemente a Berlino Ovest e non uscendo più, ottenere la cittadinanza della Germania occidentale. Tra il 49 e il 61, 2.800.000 persone della Germania Est passarono facilmente nella Germania Ovest. La Germania Est si trovava depauperata, spogliata soprattutto di operai specializzati, di intellettuali, e quindi la propaganda del regime sovietico che voleva mostrare Berlino Est come città migliore di Berlino Ovest non veniva sicuramente aiutata da questa continua fuga di persone. A questo punto Khrushchev, il nuovo segretario del Partito Comunista dopo la morte di Stalin, accelerò il processo di recupero di Berlino, divenne il suo obiettivo principale. Dall'altra parte trovò il presidente americano Kennedy, si incontravano diverse volte ma non si arrivò mai a nessuna soluzione. Ovviamente Berlino era importante, nessuno dei due poteva cedere, si era sull'orlo della terza guerra mondiale. Più volte Khrushchev minacciò Kennedy di dare il via a questa guerra se non avesse, gli americani non avessero ceduto su Berlino. Khrushchev ci metteva la faccia nel riuscire in questo obiettivo. A un certo punto, quando tutto il mondo si aspettava l'inizio della guerra, Khrushchev trovò una soluzione che salvava capre e cavoli. Il 13 agosto 1961, l'esercito della Germania Est cominciò a tirare del filo spinato con dei cavalletti lungo tutta la linea di confine di Berlino Ovest, fino a che Berlino Ovest si trovò completamente circondata da filo spinato. E immediatamente ingegneri e muratori e manovalanze tedesche iniziarono la costruzione di quello che venne poi chiamato il muro di Berlino. 166 chilometri con 285 torri di rivestimento che circondavano completamente il territorio di Berlino Ovest, impedendo a chiunque di accedervi. Il muro di Berlino divenne immediatamente l'emblema della divisione nel cuore dell'Europa e la sua caduta nel 91, nell'89 sarà il simbolo appunto della fine di questo periodo. Paradossalmente, però, il muro di Berlino salvò il mondo dalla guerra, benché non salvò quelle centinaia, migliaia di persone che tentavano in questi anni di fuggire dalla Germania Est scavalcando il muro. Il secondo momento di crisi fu sicuramente la crisi dei missili a Cuba. Cuba è un'isola del Centro America, vicinissima agli Stati Uniti d'America, a pochissimi chilometri si trova la Florida. A Cuba nel 1959 venne rovesciato il governo del dittatore Batista,
amico degli americani, da parte dell'esercito rivoluzionario guidato da Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara. Immediatamente Fidel Castro impose delle riforme agrarie che collidevano, mettevano in difficoltà le grandi multinazionali americane, riforme socialiste, terra al popolo. A questo punto il presidente americano Eisenhower impose il boicottaggio nei confronti dell'isola, il blocco dell'isola, cioè l'impossibilità di commerciare con Cuba. A questo punto Cuba si avvicinò all'Unione Sovietica, nemica degli Stati Uniti, quindi unica disposta ad appoggiare il regime di Fidel Castro. Si legò strettamente con la Russia. L'Unione Sovietica forniva tutti i materiali che Cuba non riusciva a produrre, in cambio Cuba commerciava con l'Unione Sovietica i suoi principali prodotti, ad esempio la canna da zucchero. A questo punto, questo avvicinamento di Cuba al regime sovietico, quindi questa trasformazione di Cuba in un paese comunista, mise seriamente in difficoltà gli Stati Uniti d'America. Cuba diventava una minaccia, come vedete, Cuba è vicinissima agli Stati Uniti d'America. A questo punto, nel 1961, John Fitzgerald Kennedy autorizzò un tentativo militare di rovesciamento del regime di Fidel Castro, la famosa spedizione nella Baia dei Porci, nella quale alcuni cubani, aiutati dall'esercito americano, dovevano sbarcare e attaccare l'Havana e rovesciare il governo cubano. Questo tentativo fallì e allontanò ulteriormente Cuba dagli Stati Uniti d'America. Ma la vera crisi arrivò nel momento in cui gli aerei spia, vedete, americani, si accorsero degli strani movimenti all'interno del territorio cubano, delle navi cargo russe che dovevano trasportare materiali di altro tipo, in realtà portavano gli allestimenti per montare le basi missilistiche. A questo punto gli americani imposero un embargo navale, nulla poteva più entrare a Cuba. Cuba venne circondata dalla flotta militare americana, dalle cacciatorpediniere, dalle corazzate e a questo punto si arrivò anche qui quasi sull'orlo della guerra mondiale. Bella questa immagine di un braccio di ferro fra Khrushchev e Kennedy. Dopo la crisi dei missili a Cuba, la crisi rischiava di scoppiare nuovamente. Se una nave sovietica avesse oltrepassato il blocco, le navi americane erano tenute a sparare e ad affondarla, sarebbe stato lo scoppio della guerra. Fortunatamente anche qui, all'ultimo momento, Khrushchev decide di far invertire la rotta alle sue navi. A questo punto andiamo a vedere invece le crisi interne al mondo capitalista. Anche all'interno del sistema occidentale, gli stati fedeli all'alleanza americana dovevano essere difesi dalla possibilità che i partiti comunisti o socialisti vincessero le elezioni. In parte sicuramente anche in Italia è sempre stata tenuta sott'occhio dagli americani, ma soprattutto in Sud America, l'America agli americani dai tempi di Monroe, il Sud America era visto come una proprietà degli Stati Uniti d'America, benché in teoria fossero stati liberi, non c'è un vero e proprio colonialismo, in realtà dovevano essere fedeli agli Stati Uniti d'America. Quindi non si poteva ammettere e permettere che alcuni stati diventassero filocomunisti. Sono diversi gli esempi, ne ho presi due, i due più famosi. Il primo fu il Cile. Nel 1970 venne eletto presidente Salvador Allende, immediatamente capo del Partito Socialista, immediatamente impose dei provvedimenti che avrebbero portato a una via cilena al socialismo, quindi partecipazione dei lavoratori alle imprese, la riforma agraria che voleva cacciare i grandi latifondisti americani, delle grandi multinazionali, la nazionalizzazione delle miniere di rame importantissime per gli americani. Queste riforme di Allende non andavano bene agli americani, quindi gli americani non vedevano di buon occhio queste sperimentazioni politiche, soprattutto l'avvicinamento di Allende a personaggi come Castro, quindi a personaggi vicini al mondo comunista. Nel 1973 le forze armate, sotto la spinta dei servizi segreti americani, dichiararono illegittimo il governo Allende e il presidente si rifugiò, come vedete, all'interno del palazzo presidenziale, che venne addirittura circondato e preso a cannonate, bombardato, fino a che Salvador Allende morì. Il potere venne preso da un generale, Augusto Pinochet. Non si accontentavano in Sud America. Il Sud America è famoso per le persecuzioni e la repressione dell'opposizione, quindi non si accontentavano di prendere il potere.
In quello stesso giorno, nel momento in cui Pinochet prende il potere, inizia la persecuzione di ogni tipo e forma di opposizione, una repressione poliziesca. Famoso è l'esempio dello Stato di Santiago del Cile, nel quale vennero deportati tutti gli oppositori politici al regime militare e divenne un centro, un maxi centro di detenzione, di tortura e di omicidi. Il secondo molto simile avvenimento, diciamo, di crisi interna al mondo occidentale è quello che accade in Argentina. Nel 1974 morì Perón, che era un personaggio centrale nella politica argentina dagli anni 40. A questo punto, anche qui ne approfitta per onde evitare presa di potere delle forze più vicine al mondo comunista, ne approfitta per prendere il potere López de Rega, che crea un vero e proprio stato di polizia. I militari prendono il potere e rovesciano questo governo. Il 24 marzo del 1976 ha inizio in Argentina la dittatura militare guidata da Videla. Come dire, il sistema è molto simile a quello cileno, anzi, se si vuole, ancora più fine, più qualificato, più, come dire, più spietato. Il governo militare inizia un vero e proprio terrorismo di Stato. Viene dichiarato lo stato di assedio, vengono abrogati tutti i diritti principali, il diritto di stampa, le libertà politiche, vengono chiusi i sindacati, chiusi i giornali. E non solo, ma lo stato di polizia, lo stato militare argentino inizia una serie di persecuzioni. Vengono creati dei centri illegali di detenzione, che ancora oggi non si sa dove fossero, nei quali vengono incarcerati tutti gli oppositori al regime senza neppure un processo. Addirittura le persone spariscono. Nasce il termine desaparecidos, in particolare nel regime militare argentino, segretamente le forze governative facevano sparire le persone di notte, di modo che non ci fossero testimoni. Della maggioranza dei desaparecidos non si sa più nulla, non si è più saputo nulla, non sono stati ritrovati i corpi. Furono sicuramente detenuti in campi di concentramento, torturati e uccisi e buttati in fosse comuni. Ancora oggi le madri di questi che furono soprattutto giovani, giovani universitari, intellettuali, che si opponevano al regime militare, chiedono di sapere la verità. Ci fermiamo qui con la prima parte, successivamente vedremo la seconda parte dell'unità di apprendimento.